Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge Degusta Box. Cioè, raga, veramente non si capisce niente tra il fondale colorato, tra la tovaglia colorata, tra la mia maglia, non si capisce niente. Però, raga, stiamo un po' in tema gocciole, neanche a farlo apposta. Questa mattina, veramente, ho qui vicino a me, ho sempre la mia tazza di latte e il caffè, altrimenti non riesco ad affrontare la giornata. Ho registrato anche lo spacchettamento per quanto riguarda la Degusta Box in video, quindi se non l'avete ancora vista ve la lascio giù nell'info box con tutti i precedenti episodi. Sì, scusatemi raga, la mattina non riesco né a parlare. E sapete che io non collaboro con Degusta Box, questa è una cosa che voglio dire sempre in ogni mio video. Non collaboro con Degusta Box, ma giù nell'info box trovate un link per acquistare la vostra Degusta Box a soli 9,99 euro invece che anziché 16 euro. Ovviamente non è niente di affiliato, poi potete farlo anche voi. Dopo il primo acquisto vi rilascio Degusta Box anche a voi un codice con un link che ogni persona che acquistano tramite voi accumulate 50 punti. Quindi io direi di iniziare questa bellissima colazione con la novità, una super novità, gocciole wild, ricche di fibre, con farina integrale, cioccolato fondente. Nuove ancora più buone da inzuppare. Ok, raga, sto a forza. Ok, questo è il pacchetto. Gusto unico. Ah, mi ispirano tantissimo. Inzuppiamo. Assaggiamo il primo così. Impatto, il sapore è molto 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 leggero, molto leggero. Buono. Non ci fate caso se sentite il ventilatore che raga, qui si muore. Devo dire che le vedo anche leggermente più piccole rispetto alle gocciole normali. Le vedo proprio leggermente più piccole, ho impressione, ma mi sembra di sì. Comunque sono veramente buone, il sapore è molto delicato. E si sente che all'interno c'è la farina integrale. Rispetto alle gocciole classiche, quindi quelle normali, sono meno corpose queste, ecco, per lo spessore sono proprio diverse. Ok, direi colazione andata e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Allora, un pranzo devo dire molto particolare, vedete i due piatti per distinguere il pesto. Allora, ah, che poi ci siamo dimenticati, poi ce ne siamo resi conto io e mia sorella alla fine quando abbiamo registrato la Degusta Box, lo scartamento, che praticamente non è che erano due uguali per quanto riguarda il pesto della pesto alla genovese di marchio Cuore, ma uno era con aglio e uno era senza aglio. Infatti, questa alla mia sinistra è con aglio e questa alla mia destra è senza aglio. Quindi noi andremo a provare con la pasta della Molino Spadoni, pasta con farina di teff senza glutine, specificamente formulato per celiaci. Mi piace che nella Degusta Box, quando arriva la Degusta Box mensilmente, c'è sempre qualche prodotto senza glutine. Mi piace che è comunque molto inclusivo. E vi posso già dare la recensione di questa pasta perché l'ho assaggiata per capire un attimo la cottura. E i tempi di cottura sono 8-10 minuti e devo dire che è molto buona e molto particolare. All'interno come ingredienti, farina di teff 25%, farina di mais giallo, farina di mais bianco,
Farina di riso integrale può contenere soia, senape e lupino. Devo dire la verità, raga, è veramente ottima come pasta e spero che voi riusciate, comunque se siete celiaci, a trovarla nei supermercati perché vi posso dire che è veramente una pasta di ottima qualità. Mi è piaciuta tantissimo perché io di solito ho assaggiato. Non sono celiaca, paste veramente indicate senza glutine, ma che il sapore era proprio brutto, cioè non sapeva quasi di niente. Invece avevo una pasta comunque adatta ai celiaci, senza glutine, ma con un sapore pazzesco. Si sente molto il retrogusto di mais e devo dire, raga, è un'esplosione di sapori. Vabbè, Giulia, non ti perdere in chiacchiere, vai, altrimenti si fredda tutto. Allora, voglio assaggiare prima questo qui ho con pesto con l'aglio, la verità non su pesto di basilico, 100%, non sono un amante del pesto, però assaggiamo con aglio. No, voglio assaggiare prima quella senza aglio, aspettate raga, voglio assaggiare prima quello senza aglio. Buonissimo quello senza aglio. Che buono. Con aglio. Allora, devo dire che mi piacciono tantissimi entrambi. Quello senza aglio si sente ancora di più il retrogusto di basilico. Ho usato le stesse quantità, ho usato un cucchiaino e un cucchiaino. Quello senza aglio si sente ancora di più il retrogusto di basilico. Invece quello con aglio si sente sempre il retrogusto di basilico perché ovviamente è 100%, però si sente l'aglio. Però devo dire che non è quella cosa molto pesante. Io di solito non mangio il pesto, anche perché il pesto che di solito si trova comunque di altri marchi mi fa sempre peso lo stomaco, ma subito me ne rendo conto che mi dà fastidio, conto, ogni tanto dico conto, che mi rendo conto che mi dà veramente fastidio. Invece devo dire la verità che questo sia con aglio che senza aglio è molto delicato e molto leggero. Raga, buonissimo, mi piace veramente tanto. Poi questa pasta è meravigliosa, veramente buona. Buono raga questo pesto. Fantastico. Non dico penso, lo riacquisterò sicuramente. Forse il mio preferito è quello con l'aglio. Resto un po' scioccata, devo dire la verità. Però il mio preferito è quest'altro qui, è quello con l'aglio. È molto buono anche questo qua, eh. Comunque, raga, questa pasta spero di trovarla perché è meravigliosa. Per questo amo The Gusta Box, che mi fa provare sempre prodotti nuovi. Cioè, pensate che ho due bustine di quelle che erano 50 ml, quindi con 100 grammi. Di pesto mangiano 5 persone benissimamente. Non ho mai assaggiato un pesto così buono. Cucù.
veramente meraviglioso. Veramente i miei complimenti, perché questa pasta è spettacolare, veramente. I miei complimenti a Molino Spadoni, che non guarderà mai questo video. Però veramente, raga, se la trovate, costicchia un po', ma io sono sempre del parere che la qualità si paga. Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Tutti starete per dire: Giulia, che stai da notare? Giulia, che stai combinando? Allora, cracker integrali con farina integrale e cereali. Mi sembra che questo fosse il prodotto del mese? Sì. Sì. Con salsa calve senape. Mamma mia, ragazzi, secondo me se non morirò oggi non morirò più, ma non perché la calve non sia un ottimo marchio, perché io non amo particolarmente la senape. Oddio, che bell'odore! Allora, non ha quel sapore, a parte che non è giallo come la senape, quindi secondo me all'interno c'è Ma qualcosa. a meno che non è maionesissina, non lo so Però non come. sta scritto Calvé Senape Deluxe. Boh. Però l'odore non è forte come di solito. Senape con spezie e erbe aromatiche. Può essere pure che si camuffa. Ragazzi, secondo me è buono. E poi andiamo a provare la frustia, non so come cavolo si pronuncia. Tè verde mirtillo con una nota di gelsomino. Vediamo. Non ho mai provato i tuc integrali. Allora, vedete? Allora, vediamo un po'. Vanno buoni. Ne metto poca. Aspettate, madre mia. È molto forte come sapore, lo sai per Ah boh, però non è come amara. erbe. È più buono l'odore Sapore. che il sapore, perché è molto amara. Poi con queste erbe ma sento pure qualcosa tipo di fresco, limone, non riesco a capire. Cioè, ma va, sinceramente per me è già non amo la senape, ma per me sinceramente non è tutta questa gran cosa, però forse per gli amanti della senape, per questi prodotti così sicuramente vi piacerà un sacco, ma per me no, non fa per me. Non mi sporcavo. No, raga, mi lascia un retrogusto troppo brutto. No. Il tuo com'è? I cracker sono buoni. Guarda che è buonissimo, molto fresco. Raga, è particolarissimo. Però penso che questo retrogusto lo lascia il gelsomino. Cioè, non so il sapore del gelsomino. Però non si sente solo mirtillo, quindi presumo che sia gelsomino. Molto buono, molto fresco. Non tanto nelle mie corde, ecco, perché non amo questi tè così, io sono più sul classico, ecco, però ogni tanto fa comunque bene assaggiare comunque cose. Questa sera inizieremo la cena non... Wow, ma
riprenderemo per la strada. Ma poi miglioreremo. Ok ragazzi, già mangio passato sta merenda con sti cracker. Però sono molto particolari. Ragazzi, era da tantissimo tempo che non mangiavo i tucco. Mamma mia, quelli a prosciutto bacon, cos'era? Ok, noi ci vediamo direttamente dopo con la cena, stavo per dire il pranzo, dopo con la cena. Allora, eccoci qua con, diciamo, il pre-cena, non sarà proprio una vera e propria cena, perché ovviamente manca il pezzo forte per chi ovviamente non si sia perso lo spacchettamento. C'è una super chicca che dopo mangerò, perché raga, non mi posso saziare a cena, dai, questo è giusto uno spuntino. Allora, Casa Oleare Carapelli, Firenze, 1893, olive verdi con basilico denocciolate senza liquido. Ok, io le ho lasciate un po' in frigo, sono sincera. Ok, assaggiamo. C'è raga, pure abbinata. Buone, ma forse quello che non mi piace è il basilico, che le rende un po' bruttine. Però ovviamente l'oliva è molto buona. L'oliva, scusatemi, è molto buona. Ovviamente ci fanno l'olio. Veramente buona. Ok. Sono buone, forse io non ci avrei messo il basilico. Mia sorella che sta andando avanti indietro con la bottiglia. Vabbè. Allora, birra tortella analcolica, quindi stasera ci imbriachiamo. Ci ubriachiamo, raga, come tutti quanti. Una birra analcolica, come ti fai a ubriacare? Allora, se mia sorella gentilmente mi concede la bottiglia che sta facendo il giro ultimamente. Grazie. È stato vaglia. Hai visto? Aperitivo. Ok, apriamo, vediamo un po'. Secondo me sale buona, eh? Sale beer. Mi sono ubriacato. Comunque la birra non si mette così, ma si versa di lato per non fare la schiuma. Non la chiamare birra, perché non è. No, parlo di acqua. Infatti. Oh, però è buona, eh. Già che penso a un formato del genere analcolico per noi, che non beviamo tanto. Però, ragazzi, secondo me questo è il pezzo forte. Fatto in Italia, a Casa della Piada. Piada crocca, patate, ceci e rosmarino. Qua fuimmo in genio. Fuimmo in genio stasera. Ma è buonissima. Meno male. Assaggia. Ma poi sono enormi, cioè quando abbusso, raga, veramente. Cioè no, aspetta, lo devo far vedere. Ma tipo tavole. Preche. Ops. Ops. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Tieni. Devo mangiare. Aperitivo insieme a voi. I ceci non si sente, sente molto il lomo. Lui è malino. Dove andate? Questa box è stata ricca di spezie. È stata ricca di spezie. Sì. No? Un per cento delle persone scriveranno: ah, hai preso l'oliva con la mano. Comunque raga,
dobbiamo fare io e mia sorella. Ops. Io e mia sorella dobbiamo fare tipo un video dove rispondiamo tutti ai commenti degli haters. Secondo me esce. Mamma mia, ragazzi. Quanti ce ne sono? 4. Ah, 4. Biologico. Uno. Comunque, questo libro è buono, però carapelli. Basilico. Il basilico. Wow. Mamma ha detto non spaccare la tovaglia. Comunque vabbè. E avrò tutto sommato. No. Alla fine si riesce sempre a fare una challenge. Sì. Non una cena completa. Ah, boh, ma è normale pure. Ci sta. Però dai raga, abbiamo mangiato pure oggi. Comunque raga, è buonissima. E noi ci vediamo a brevissimo con il pre-nana, che alla fine sarà la cena, perché lo vedrete tipo tra 20 minuti, il tempo che sistemo un attimo tutto, e ci vediamo con, diciamo, il pre-nana. È uscito neanche nella degusta box il tiramisù. Ovviamente c'erano tutte bustine, ma raga, mi sono divertita veramente tantissimo a comporlo. Ovviamente poi il stesso vaschetto, ovviamente era tutta già sistemata, ovviamente. Comunque, kit completo tiramisù con il savoiardone di Sardegna. Il kit contiene, vabbè, con tutto. Raga, assaggiamo. L'ho fatto da subito, veramente raga, in 10 minuti, adoro. E dalla crema è venuta molto 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 gialla. Gialla. Mm. Cacao. Raga. È meraviglioso. Proprio la crema è meravigliosa. Era buonissima. Il marchio è tipico, no. Sì. Qual è il marchio? Tipico, sì. Buonissimo. E sinceramente non costa neanche tanto, sta tipo 5 euro. 4,50 euro. Mamma mia, raga. Proprio meraviglioso. Dolce e giusto. Mm-hmm. Veramente qualcosa di paradisiaco. Ma poi è leggerissimo. La crema sa proprio tipo di cuccino, ma proprio buono. Comunque, se lo trovate, prendetelo, cioè considerate che l'unica cosa che dovete aggiungere voi è la panna. Ma raga, è qualcosa di micidiale, proprio perché è diverso da quello che si fa in casa. Perché quello che è proprio diverso è proprio la crema, cioè la crema top, veramente top, top, top. Quindi niente raga, noi ci vediamo direttamente, mi sono goduta questa cena, se non, cioè, raga, se non ci fosse stato il tiramisù proprio. Quindi ci vediamo direttamente domani mattina, che per voi sarà tipo 2 secondi, con la colazione. Eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge, che sarebbe la colazione.
Voglio provare, a parte che l'ultima cosa sopravvissuta della Degusta Box della Be Kind, raga, penso che si pronuncia così, per barretta 209 calorie, ovviamente io non la mangerò tutta perché questi prodotti la mattina diciamo che non sono il mio forte. E comunque è una novità, è formato sotto, c'è cioè uno strato di cioccolato fondente anche sopra. Penso che ci siano tipo noci, mandorle e sale. Quindi assaggiamo un po', ovviamente ve la faccio anche vedere. Meraviglioso. Anche se ho il presentimento che dentro ci sia il caramello salato. Secondo me sì. Ma è buonissima. E la punta comunque di cioccolato fondente. Il sapore di cioccolato fondente, il sapore di questa frutta secca, questo sale, buono raga, veramente buono, una coppiata perfetta. Io mezza addormentata me ne vado. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado subito, subito, subito a editarlo così che voi riusciate a vederlo verso mezzogiorno. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Non so quale sarà il prossimo video, ma ci vediamo nel prossimo video. Ciao!